Allora, secondo me la speranza, soprattutto di chi come noi lavora in albergo, quindi un albergatore, è che lasci un'impronta di città adatta non solo al business ma anche al turismo, perché oggi come oggi Milano viene percepita soprattutto come la città della moda, del design, magari delle fiere, quindi anche quando a me personalmente capita di andare all'estero per fare delle visite, di rado Milano viene percepita come una città che può essere utilizzata 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, quindi io spero che Expo permetta alle persone di scoprire Milano con le sue bellezze, la sua cultura, tutto quello che potrebbe ampliare le possibilità di business su tutto l'anno e su 7 giorni a settimana. Quindi quello dovrebbe essere lo scopo, oltre al fatto che Expo dovrebbe essere in grado di rilanciare Milano, l'area, la regione e l'Italia. Questo, insomma, questo lo speriamo in molti. Allora, devo dire la verità, perché ne parlavo con una collega poco fa, fino a qualche mese fa onestamente non si muoveva molto, adesso diciamo dopo l'estate effettivamente c'è stato un incremento importante, forse non delle prenotazioni in questa fase, ma delle richieste, quindi arrivano moltissime richieste sia per quanto riguarda le camere sia per quanto riguarda la parte MICE, quindi sale meeting, eventi. Quello che ancora non siamo ancora arrivati lì è la concretizzazione di queste richieste, quindi qualcuno che effettivamente voglia prenotare, pagare e bloccare le camere in questa fase non c'è, però il movimento che gira intorno a Expo sta diventando importante, quindi speriamo che da un paio di mesi ci sono le richieste, fra un paio di mesi cominceremo anche ad avere le prenotazioni, quindi questa è la nostra speranza.